Casa Kiss Kiss, in diretta da Sanremo. Dobbiamo necessariamente, sì, dobbiamo chiacchierare un po'. Benvenuta a Casa Kiss Kiss ancora. Grazie. Una volta, Rose Villain. Mi sento a casa io qua. Tu sei a casa, ovviamente, a Radio Kiss Kiss in generale, a Casa Kiss Kiss. Poi abbiamo proprio l'intenzione di accogliere in questa maniera. Infatti si sta proprio bene, ti sei accomodata. Grazie. Io, allora, due problemi subito, sì. Te li espongo subito. È Villain, non è Villain. Bravo. Diciamolo, perché in tanti, Rose, sì. Villain, Rose Villain. Rose Villain. Questo è per gli amici Sville. Sville? Sì. Okay. Va bene, dai, io ti chiamerò Rose. No, Rose nessuno ti chiama Rose. Quando i fotografi qua, sì, quando sì, Rose. Rose, sì, ti chiamano, sì, così. Poi Rosa per sgridarmi in genere. Okay. Rosa. Qui non succederà. Ok, Rose. L'altra question che io ti porto è... No, non ti voglio dire che sei bella, sai perché? Oh, perché sei talmente bella che ho paura che te lo dicano in tanti, talmente tante volte, che alla certa... Chiaramente sono una ragazza, cioè donna, quindi mi piace la lusinga. Preferisco quando mi dicono che sono brava. E lo sei, e io stavo arrivando a questo, perché tanto che sei brava te lo devo per forza dire, complimenti. Grazie mille. Sto pezzo, Click Boom, poi parliamo anche della serata dei duetti, tranquilli, però sto pezzo, Click Boom... Mm-hmm. Quando Amadeus vi ha presentato la prima volta al Sanremo Giovani, alla serata di Sanremo Giovani, ti potevi dimenticare qualunque titolo, ma Click Boom, porca rimane, Certo che sì. Perché è proprio la detonazione, no? C'è qualcosa quello che sta nascendo, finendo, iniziando, certo. Quindi... Pensi che con questa edizione, con questa partecipazione, poi la tua prima volta al Festival di Sanremo, stia nascendo qualcosa di più, passami il termine, mainstream? Ma allora, in realtà io seguo molto l'istinto musicalmente, quindi anche il mio disco, cioè in realtà tutto, Sanremo è un bel tassello, forse è il punto esatto di inizio di questa nuova periodo di fioritura, certo. Che appunto poi è il mio album, che appunto c'era l'8 marzo, quindi... Ha bruciato la domanda che volevo fare. Scusa. No, tanto te la faccio lo stesso, vai tranquilla, continua. quindi sicuramente io ho sempre avuto il piede nel pop, perché anche l'urban è la mia, è dove mi sento a casa. Però i ritornelli sono sempre stati pop, sono sempre stati molto cantati. Io ho tutte e due queste vene. Anche in Click Boom in realtà ho tenuto la mia vena urban. Molto, molto. Siamo quindi continuerà questo metterò tanti mattoncini. Continuerà a succedere. Noi ce lo auguriamo, ma ne siamo anche abbastanza sicuri. Quindi non ci impegniamo neanche troppo ad augurartelo, perché verrà abbastanza da sé. Grazie. Ieri sera, grande duetto con Gianna Nannini. Si è anche fermato un po' il tempo, perché noi eravamo tutti seduti giù nella lounge di Casa Kiss Kiss. Sì. A un certo punto... Ma che belle, ma che brave, ma che intensità, tra l'altro. Che cosa ti lega a Gianna Nannini intanto? Allora, innanzitutto mi legano le sue canzoni, sono molto legata, tipo per esempio Sei nell'anima, un pezzo che io sento tanto, che ha proprio una storia per me. Una storia, ce lo puoi dire in qualche modo? Sì, certo. Praticamente mia mamma, che non c'è più, lei cantava e lei mi cantava sempre Sei nell'anima, quindi bello. Me la sento dedicare, infatti cantarla, cioè... Anche già il fatto che io l'abbia cantata con Gianna, secondo me è lei su che ha proprio smosso un po' di cose. Sì, quindi è stato, cioè l'emozione vera per me è stato immaginare, certo, la mamma che sta guardando me, Gianna, cantare la sua canzone, l'apoteosi. È così, ma probabilmente l'ha vista molto da vicino, sì, la Contelli sul palco, sì, ieri sera. Sì, lei che ha architettato tutto. Probabilmente sì, è così che funziona. Quindi, e poi Gianna, guarda, conoscendola ho proprio scoperto una persona con un animo così... ribelle, cioè una grande ispirazione, perché poi è una donna con un messaggio, è forte, è un artista proprio consapevole, cioè della sua musica, di quello che vuole dire, ed è stato una grandissima ispirazione per me. Nei pezzi che tu fai, solitamente sei sempre stata un po' più urban. Quando hai deciso di partecipare al Festival di Sanremo, sei dovuto scendere un po' a compromessi con l'idea del palco dell'Ariston, che volendo tendenzialmente un po' più classicheggiante, ma neanche troppo più. In realtà sì, zero, infatti non sono scesa a compromessi. Io faccio solo quello che mi piace. Chiaramente ho scelto un brano, cioè abbiamo inviato un brano che potesse, visto con un'opportunità del genere, far vedere bene le mie capacità, senza rinunciare al sound. Poi comunque si vedono tutte le mie sfumature. Okay. Però no, io se devo scendere a compromessi non lo faccio. Ma è nato prima il titolo o prima la rima
boom, vroom. No, è nato, sono molto curioso. Che è nato, Click Boom è arrivata per ultima forse. C'era già il suono, però eravamo, è nata fino a credo l'amore come un proiettile. Okay. E poi è iniziata quella roba lì e chiaramente poi chiamava il boom. Okay. Anche nel Ron lì facciamo proprio boom, boom. Ma diciamo questo. Tra l'altro hai anche una partenza che è molto esplicativa, no? Nel pezzo. Aspetta che se no figurati lo dico male. Non riesco più ad essere lucida. È un po' quello che senti anche questa settimana sanremese o la stai affrontando con, in maniera vivida? Cioè ti porterai a... Perché di solito succede, è come il giorno del matrimonio che tanti raccontano, è volato, non mi sono reso conto di niente. Ma a me sembra che stia durando 3 anni, in realtà sì, è lento, però sono mai stata così lucida in realtà, sono molto bello. Focus, sono... Dritta, bella dritta, anche non ho neanche l'agitazione da palco, che in genere ho. Figata. Sono tranquilla. Cioè sono, strano, perché in genere. Ragazzi, girl power, senti proprio che, che roba. Sì, sono però a questo voglia. Punto qui, e ti dico, a questo punto io intendo l'ultimo giorno, per cui poi ci sarà la classifica. E più vorrei non finisse mai, o adesso deve solo finire perché sono stanca? Secondo me 5 giorni è giusto. È adesso giusto. Sono contenta che finisca, non perché è faticoso. Comunque, perché poi sei esposto a è una vetrina bellissima in positivo, ma anche in negativo. Quindi, certo. Comunque, è un bombardamento di cose. Di 5 giorni tirati sono duri. Sono contenta di adesso rilassarmi. Ho dato il cuore. Sono quelli giusti per poter dare il meglio senza sembrare stanchi. Esatto. Okay. Esatto. Questo, domani questo è perfetto. Perfetto. Vabbè, adesso tra poco ti saluto, però prima ho la curiosità, perché l'hai detto tu prima, Radio Sakura. Sakura, che anche qui stavo per fare l'errore, Sakura. Vabbè. No, ma probabilmente è Sakura, credo che in giapponese si dica Sakura, però anche Gotham, vabbè, non è che dico Gotham, quindi la dico alla milanese, Sakura, quindi, mi piace. Questa è la domanda che volevo farti, perché poi Radio Gotham, se uno pensa a Gotham City, è molto più cupo, è molto più austero, e poi all'improvviso i fiori di ciliegio che sbocciano, che è tutto più luminoso, tutto più chiaro. Fammi capire che succede. Proprio, è proprio il sequel per me, mentre lì ero persa un po' tra... Poi, diciamolo, stiamo parlando del tuo prossimo album che uscirà... L'8 marzo. Una bella... 8 marzo. E non si chiama Mimosa, ma si chiama Sakura. Esatto, fiori di ciliegio al posto della Mimosa. Sakura. No, è proprio il sequel, cioè dove lì ero un po' persa tra le mie ombre, le stavo esplorando, imparando a conoscere... Qui mi sento proprio in un periodo dove sto fiorendo nell'artista che voglio, bello. Nella donna che volevo. E quindi sono chiaramente ha tanta nostalgia questo disco, è crudo, però è anche potente, anche. No, c'è un pezzo all'interno che è stato in lizza con la Click Boom per arrivare sul palco dell'Ari. Sì? No, cioè sì, non so se sarà nel subito, non posso proprio spoilerare questa cosa, però vabbè, sì. Però scusa, se la metti così, io che devo fare? C'è un pezzo che ha lottato duramente con Click Boom per arrivare sul palco dell'Ariston. Quindi... Non lo so adesso come funziona da un punto di vista di marketing, se dirlo è giusto oppure no. No, non lo so. Secondo me sì, no, fa niente, possiamo dire. Non dirò il titolo, però secondo me quando uscirà la gente capirà che è quello. E allora dici il titolo così noi ci ricorderemo. Non posso dire il titolo. No, si può dire il titolo. Allora facciamo così, sfida a tutti quelli che ascolteranno e quindi in tanti l'album Radio Sakura. Individuate qual è il brano che ha lottato con Click Boom per essere sul palco di Sanremo, così abbiamo anche incentivato al download e all'acquisto. Grazie per averti raccontata in maniera così tranquilla, limpida, piacere. Sorridente ed energica come ci aspettavamo. A casa Kiss Kiss, Rosvillen. Casa Kiss Kiss, in diretta da Sanremo.